Allora ragazzi, buongiorno, oggi sono all'aperto, faccio un po' vedere. Questo è il parco accanto al Palais des Festivals, a Cannes, siccome c'è un momento di relax, il weekend non è mai rilassato, quindi approfitto di questi minuti di relax per essere qui e per fare il video del giorno, il diario della terza giornata di Cannes. Quattro film, quindi diciamo che oggi vi parlo solo dei film, però domani vi voglio parlare di una delle querelle che sono sorte in questi giorni. Ritornando sul concetto di Netflix, Frémont ha parlato di serie TV e ha detto la sua sulle serie TV e sul rapporto col cinema. Ne parliamo domani, è una sua discutibile, ne parliamo domani. Allora, cominciamo col film del giorno che è Cold War, il nuovo film di Pavel Pavlikovsky. Pavlikovsky è il regista di Ida, il film che aveva vinto il premio Oscar. Intanto ovviamente passa un po' di gente, c'è un bimbo triste che piange. Oh, Dio, mi manca il mio di bimbo, lasciamo perdere. Allora, Cold War è il film regista di Ida, il film che aveva vinto l'Oscar, secondo me è molto differente. Resta il bianco e nero, ma è un bianco e nero molto più caldo, molto più naturale, e anche l'uso dell'inquadratura è molto più caldo e naturale, perché più caldo e naturale è la storia che racconta. È la storia della sua famiglia, o di una parte della sua famiglia in pratica, una storia pazzesca, una storia incredibile. Cioè una storia che se non fosse vera insulteremmo lo sceneggiatore. Per l'improbabilità, è una storia veramente meravigliosa, una storia d'amore e di passione e di follia, in un certo senso, bellissima, che riguarda la mamma sostanzialmente del regista, e un'avventura che dura per una ventina d'anni, dalla guerra in Polonia fino all'Europa degli anni 60. Ed è una storia d'amore, è una storia di musica ed è una storia di rapporto doloroso, ma anche vitale, anche emozionante, appassionante, esplosivo, proprio un vero melodramma, però senza gli elementi pesanti del melodramma che farebbero pensare a una possibile soap, proprio con tutti invece gli elementi stilistici del grande film d'amore e però anche che è un grande film di storia, ecco, un grande film storico. Due attori meravigliosi, lei, la protagonista, è di una bellezza che tipo fa esplodere gli occhi. Pavlikovsky prende tutta la freddezza, come dire, è come se si fosse liberato di tutta la freddezza, di tutto il ghiaccio che c'era in Ida e, come dire, il fuoco che nasceva sotto quel ghiaccio, e qui lo porta fuori con due personaggi bellissimi e una storia che palpita di musica, di ritmo, di sentimenti. Veramente, veramente un gran bel film che spero vada a premi, questo Cold War. Spero anche che esca, in modo che poi possiate apprezzarlo un po' tutti. Tra l'altro, proprio dal punto di vista proprio della regia, c'è, come dire, si sente che c'è una grande forza emotiva e di partecipazione dentro questo film. L'altro film in concorso è, come dire, parla di argomenti simili, cioè parla della vita, dell'amore e della realtà e di come la realtà e la morte poi vadano contrastate con l'amore e con la vita, e che è il film di Christophe Honoré, Plaire aimer et courir vite. È una storia d'amore tra due uomini, tra uno scrittore maturo e un giovane vagabondo, potremmo dire, di provincia, lui parigino. E, è un film che ha tutti i presupposti per essere un grande film, e ha tutti i presupposti perché potesse essere uno dei miei film del cuore di questo festival. E un po' ci riesce, cioè, appunto, non racconta solo questa storia d'amore, ma racconta, si prende tutto il tempo, 2 ore e 20, si prende tutto il tempo giustamente per descrivere i mondi dei due personaggi e piano piano, una volta che li ha descritti, concentrarsi sui personaggi principali. Il problema è che una volta che ha costruito questi mondi, questi personaggi, ha fatto entrare lo spettatore, non dà mai qualcosa in più a quello spettatore. È come se si fosse innamorato troppo di quei personaggi. È come se volesse, come se si accontentasse di guardare questi personaggi vivere e non volesse davvero raccontarli. E ci sarebbe molto da raccontare, proprio dell'intimità di questi personaggi. E
e non lo fa mai. Ne descrive i mondi, ma non li coglie davvero mai, secondo me, fino in fondo. E questo è il suo limite, è anche il motivo per cui sembri che giri a vuoto più di un'occasione, ed è un po' un peccato. Nelle sezioni parallele ho visto, e qui vado un po' più veloce, ho visto per la Semaine de la Critique One Day di Sofia Szilagyi, un regista ungherese, che è un buon film. Sotto poi vi metto, ovviamente come sempre vi metto le recensioni dei film, le recensioni scritte dei film che ho visto, se ne ho fatte. Questo film di Szilagyi è un buon film su il giorno di una donna, semplicemente. Come, ecco, mi sembrava interessante perché in epoca, in questo momento di Me Too, di violenze, di sexual harassment, come dicono gli americani, di molestie in italiano, abbia scelto giustamente di raccontare la donna nel loro quotidiano. Ecco, non sono le violenze, non sono i soprusi che rendono difficile la vita di una donna. È la vita di una donna in quanto tale. I tre figli, il correre, il rapportarsi col mondo, le piccole crudeltà quotidiane della vita. E il film questo lo racconta molto bene, con uno stile giusto, calibrato, mai sensazionalistico. Un film che invece non trova lo stile giusto, il modo giusto di raccontare, è il film della Quinzaine de la Risataire, ovvero Los Silencios di Béatrice Seignet, che racconta una storia in un luogo che non luogo, cioè un'isola nell'Amazzonia al confine tra tre nazioni, Colombia, Perù e Cile, non mi ricordo, insomma tre nazioni, in cui in questa isola una famiglia ci si trasferisce dopo una tragedia, sullo sfondo c'è gli accordi di pace tra la Colombia e i guerriglieri FARC. E, però quest'isola è abitata dalle vittime delle tragedie, dei conflitti, delle persone che ci vanno a vivere. È molto interessante come spunto, è uno spunto che e anche il luogo si presterebbe a tantissime suggestioni. Segni purtroppo non le sfrutta, queste suggestioni, né del luogo né della storia. E soprattutto rende tutto a un certo punto troppo evidente, troppo politico, troppo esplicito, troppo, come dire, semplice. Perde il mistero, costruisce per mezz'ora un mistero sulla natura e sui rumori e poi se lo perde. E poi diventa un film politico senza però una spinta politica dal punto di vista cinematografico, e questo un po' dispiace. Domani ci sono, cominciano i nomi grossi, c'è Jia Zhang, c'è Jean-Luc Godard, però vi parlo anche di questa querela tra Fremont, Netflix, le serie TV, eccetera. Ciao.